questi incontri. Speriamo di incontrarci presto dal vivo. Direi che possiamo subito cominciare con il nostro ospite. Assolutamente, anche perché Lucio Caracciolo è già collegato con noi, lo ringraziamo per condividere questi temi. Parliamo della nuova classe dirigente e dobbiamo ricordare che il MES ha fondato una scuola proprio per formare la classe dirigente del futuro, una scuola di geopolitica. Questo a dire che insomma, per la formazione di chi ci deve guidare nelle aziende, ma ovviamente anche come paese, ci sono delle nozioni che non possono essere considerate secondarie. Proprio in un momento di grande imprevedibilità come quello che stiamo vivendo, dove aumenta la complessità, bisogna avere degli strumenti che ci consentono di leggere il presente e di interpretare quello che accade avendo degli strumenti concreti. Ma lascio la parola a Francesco Maranini, che conduce il dibattito con Lucio Caracciolo, che saluto e ringrazio. Sì, sì. Grazie a voi. Grazie. Sarà un colloquio, una conversazione dove io intervengo solo per sollecitare qualche approfondimento, se mi sembra che sia qualcosa interessante per il nostro pubblico, visto che non ci può essere un dialogo con il pubblico, non possiamo raccogliermene domande perché sarebbe troppo complicato, o se c'è qualche approfondimento, qualche punto da sottolineare. Direi che lei può aiutarci a dire, a capire, no? A focalizzarci su dove va il mondo. L'informazione, il giornalismo italiano soprattutto è spesso molto schiacciato su temi nazionali o di stretta attualità, già c'è poco una visione sullo scenario globale. Poi in questo momento qualsiasi tipo di informazione è velata dall'emergenza, per cui se si parla anche di scenario globale o di paesi diversi dal nostro, si parla sempre di risposte all'emergenza. E questo va bene, ma ci sono anche strategie di lungo periodo, cioè un contesto nel quale poi l'attività imprenditoriale e quindi l'attività delle direzioni del personale e quindi diciamo anche il mercato del lavoro si muovono. Perciò se lei ci aiuta a guardare questo scenario, poi dopo dallo scenario discende la classe dirigente, quello che lei può dirci sulla classe dirigente che serve per rispondere a queste sfide e a questo contesto complessivo. E di conseguenza così possiamo anche arrivare a parlare del contributo che può dare chi si occupa specificamente di geopolitica nella formazione dei manager. Abbiamo 20 minuti e 14 secondi. Bene. A lei la parola. Allora, i primi 5 minuti per indicare dal mio punto di vista quella che è la partita strategica globale in cui tutte le classi dirigenti responsabili sono più o meno coinvolte, e cioè la sfida tra Stati Uniti e Cina per il primato mondiale. Oggi viviamo in un mondo che ancora è largamente regolato dal regime post seconda guerra mondiale a tutti i livelli. Il Consiglio di sicurezza è formato dalle potenze che hanno vinto quella guerra, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e gli strumenti di governo dell'economia mondiale sono più o meno stabiliti in base a una sorta di egemonia americana. Ecco, rispetto a questi dati di realtà, negli ultimi anni è emersa la sfida cinese, che per gli americani è vissuta come una sfida esistenziale, una sfida al loro primato. Questa sfida sta prendendo negli ultimi tempi, ma direi quasi negli ultimi giorni, una piega molto pericolosa, in particolare intorno allo status dell'isola di Taiwan, che i cinesi considerano una provincia ribelle che prima o poi dovrà tornare a casa. Gli americani intendono ormai proteggere, chiaro, anche militarmente contro il tentativo cinese di riportarla a casa, appunto. Si parla di installare missili a medio raggio americani a Taiwan, si sta già rafforzando il dispositivo militare americano intorno ai mari cinesi e soprattutto, questo è meno colto dalla nostra opinione pubblica, i paesi europei sono stati chiamati a raccolta dagli Stati Uniti, i paesi alleati, per partecipare a questa missione di contenimento delle ambizioni cinesi.
lo stesso governo italiano ha investito della questione, la nostra marina è pronta a inviare un gruppo navale nel Mar Cinese meridionale, anche su sollecitazione del Giappone. Insomma, vi sono dei segnali che non promettono bene, anche perché il negoziato fra Cina e Stati Uniti è praticamente fermo. La speranza è che l'annunciato vertice in Alaska tra il leader americano e quello cinese possa, se non sbloccare la situazione, portare quantomeno a un calmieramento delle pretese e delle minacce reciproche. Tutto questo, come sappiamo, ricade anche su di noi. L'Italia ha avuto un'esperienza diretta, e qui posso legare questa visione anche alla nostra classe dirigente, quando nel marzo 2019, cioè due anni fa esattamente, il nostro governo ha firmato un memorandum d'intesa con la Repubblica Popolare Cinese riguardo alle vie della seta. Un memorandum che nelle nostre intenzioni avrebbe dovuto aprire a investimenti cinesi nelle nostre infrastrutture, a un allargamento del commercio. Non è accaduto né l'uno né l'altro, mentre è accaduto che gli Stati Uniti d'America hanno interpretato questo memorandum quasi come, o senza quasi, come un tradimento di un paese alleato, di un paese rilevante membro della NATO e del G7, che appunto ha firmato un atto, diciamo, simbolicamente interpretabile come quasi un'adesione a un'alleanza guidata dalla Cina. Questo è un segnale di inconsapevolezza, di incoscienza della nostra classe politica, ma direi della nostra classe dirigente nel suo complesso. Sì. Cioè, noi abbiamo una visione puramente economicistica delle relazioni internazionali. Pensiamo per esempio che la potenza di un paese derivi dal suo prodotto interno lordo o altre amenità, e continuiamo a pensare che per esempio una iniziativa economico, commerciale, finanziaria di una potenza sia esclusivamente un'iniziativa economico, commerciale o finanziaria. Non è mai così, non può essere così. Non è così, quindi a cosa dovremmo badare? Cosa dovrebbe badare la nostra classe dirigente, noi stessi, per cogliere più pienamente quelle che sono che a costruire, lo scenario? A costruire uno Stato degno di questo nome. L'Italia in realtà non lo ha mai avuto, ha sempre avuto, anche nel periodo repubblicano di grande sviluppo, un sistema di surrogazione della debolezza dello Stato attraverso i partiti, che ha funzionato anche brillantemente. Essendo stati i partiti sciolti o massacrati in seguito a Tangentopoli, non è rimasto di essi alcunché, sono rimasti dei residui radunati in formazioni improbabili, ma i partiti, nel senso di strutture capaci di formare, come formavano quei partiti, classe dirigente, e di avere una influenza politico-istituzionale di grande livello, non ce ne sono. È rimasto il nudo Stato, che però è molto nudo e poco Stato, in cui non si capisce mai bene chi sia responsabile di cosa, mentre si capisce molto bene che tutti sono sotto schiaffo permanente della magistratura, che diventa in ultima istanza il potere di veto per eccellenza, il che già è una distorsione dei principi costituzionali. In assenza di una guida strategica, che non può che essere data da una classe dirigente formata e informata, ma non formata e informata quando arriva al potere, formata e informata, diciamo, da quando comincia a succhiare il latte, attraverso un sistema scolastico anzitutto di base, e poi un sistema universitario, e poi anche dei centri di formazione di eccellenza, come hanno tutti i paesi di un qualche rilievo, anche di un rilievo inferiore al nostro. Ecco, arrivare poi sulla scena internazionale senza sapere, e questa è la domanda essenziale, che cosa esattamente vogliamo, e quindi essendo sempre in una condizione di passività rispetto a potenze che invece magari sono meno potenti di noi sulla carta, ma sanno quello che vogliono, significa perdere in partenza. Ecco, quello lei diceva, queste carenze della classe politica italiana, in qualche modo siamo tutti d'accordo, noi non apparteniamo alla classe politica, ai partiti, a coloro che si candidano per governare, però partiamo a un'altra componente della classe politica, che è quella, potremmo suddividerla anche così un po' schematicamente in due gruppi, quello degli imprenditori e quello dei manager. Ecco, come vede lei, siamo d'accordo sulle, diciamo, carenze della classe politica, e
parlava un po' di surroga, no, da parte dei partiti. Si può dire che c'è una surroga positiva o in qualche modo sufficiente a far fronte alla situazione da parte della classe imprenditoriale o della classe dei manager che governano le nostre imprese, dal suo punto di vista? Cioè, sicuramente basta vedere il numero di commissari cosiddetti scelti prima dal governo Conte, adesso dal governo Draghi, in posizioni assolutamente strategiche. Parlo di manager d'azienda di grande fama, alcuni molto capaci, altri forse un po' meno, che hanno deleghe politiche di primo livello. Cioè, sostanzialmente la classe politica ha subappaltato, se posso usare questo termine, funzioni tipicamente politico-istituzionali a manager d'azienda, il che non è un buon segno. Non perché i manager d'azienda non siano capaci, ma perché non è il loro mestiere, e nemmeno viceversa. Cioè, io credo che un paese come il nostro debba avere la possibilità che ciascuno faccia il suo mestiere, che il governo faccia il governo, che i manager facciano i manager, e i due mestieri non sono facilmente intercambiabili. C'è ogni tanto un Leonardo da Vinci, ma normalmente le persone hanno una cosa che sanno fare bene, poi altre cose in cui possono arrangiarsi, ma non possono cambiare sedia, funzione, responsabilità in maniera così abbastanza inconsulta. Quindi credo che in situazioni di emergenza, mi rendo conto, si possono fare, forse si debbono fare anche di questo tipo di scelte, ma renderle normalità e considerare che un manager d'azienda faccia il ministro, o Dio non voglia il ministro faccia il manager d'azienda, significa essere messi male. Ecco, adesso quindi possiamo parlare sempre dal suo punto di vista, con questa attenzione allo scenario geopolitico e globale, al ruolo del manager. Anche il manager, al di là di quello che fa il nostro governo, di quello che fa la classe politica in senso stretto intesa, i manager sono nella loro attività condizionati e allo stesso tempo esposti a questo scenario. Certamente lo scenario geopolitico, dobbiamo avere, ecco, c'è tutto un problema di materie prime, c'è un problema di esposizione, se non altro a quella che possiamo chiamare finanza globale, no? Ecco, sì. In che misura siamo attrezzati rispetto al management di altri paesi, ecco, al punto di vista anche diciamo dell'agire di oggi, della nostra capacità strategica di fare quello che fanno altre classi politiche manageriali, e dal punto di vista quindi poi anche della formazione delle nostre scuole. Tutti, che noi si sia manager o non manager, uomini politici o non uomini politici, veniamo da un sistema di formazione che è pieno di lacune, soprattutto nella proiezione internazionale. Per poter agire anche da manager in campo internazionale bisogna avere, io credo, inevitabilmente delle cognizioni di fondo sulle culture, sulle tecniche negoziali, sui codici culturali dei paesi cui ci si rivolge, sui rischi e sulle opportunità che sono inevitabilmente condizionati dalla geopolitica. Quindi, per esempio, quello che mi sorprende molto spesso nel parlare con alcuni manager anche di grande capacità è una, a mio avviso, eccessiva attenzione per esempio ai cicli elettorali, come se i cicli elettorali potessero in qualche modo cambiare il volto del potere o dei sistemi che hanno una loro struttura abbastanza permanente e solidificata, e una invece notevole disattenzione rispetto ai condizionamenti linguistici, culturali, ai codici, magari anche agli stereotipi. Nel negoziato, specialmente fra persone che non si frequentano normalmente, lo stereotipo di partenza è fondamentale. Il fatto di essere italiano, cinese, tedesco già in qualche modo ti mette un vestito addosso, e con quel vestito tu ti presenti di fronte al tuo interlocutore. Se tu non sai diciamo com'è effettivamente vestito il tuo interlocutore dentro e non solamente fuori, sei su una falsa pista. In più bisogna capire che, per esempio, in certi paesi il contratto è in qualche modo l'atto finale del negoziato, in altri paesi, per esempio penso alla Cina, è l'inizio del negoziato. Cioè, pensare che se tu hai firmato un contratto con un cinese e hai risolto il problema, non hai capito niente, lì comincia invece il vero e proprio negoziato. Poi vi sono altri tipi di negoziazione, specialmente in Asia, in cui tu hai una titolarità
che presumi più o meno di piena responsabilità, e dall'altra parte c'è qualcuno che si presenta come tale, ma che in realtà risponde a una entità non visibile, ma che sarà poi quella a decidere. E quindi tu pensi di avere di fronte a te un pari grado, mentre hai di fronte a te una persona che deve riferire a colui che decide. Tu puoi decidere, l'altro no. Questo già di per sé, oltre a prolungare i termini di una negoziazione e a complicarli, è un fattore asimmetrico piuttosto rilevante. Infine, ultimo punto, io credo che il manager più efficiente di oggi sia quello che ha dimenticato più rapidamente quello che ha imparato prima, nel senso che in una fase di grandi cambiamenti, di grandi dinamiche, una notevole flessibilità mentale è richiesta, direi è inevitabile. E l'idea di poter essere oggi attivo e efficiente con strumenti, con concetti, con metodi che funzionavano magari 10 o 20 anni fa, significa mettersi in una condizione di svantaggio. Quindi la capacità anche di rimuovere i file non più utilizzabili credo che sia altrettanto importante di quella che ti permette di essere attivo e efficiente oggi. Sappiamo tutti che abbiamo, diciamo, una memoria limitata, noi e i computer, quindi dobbiamo selezionare i file da utilizzare. Quindi da cosa potremmo cominciare in termini, diciamo, di formazione dei manager? Che cosa considera lei prioritario? Cioè, poi questo probabilmente ci porta anche a parlare del tipo di formazione che lei sta iniziando a offrire ai manager in modo più formale, al di là di quello che fa con la rivista e con tutte le altre sue attività. No. Ecco, noi siamo qui proprio, è un compito primario del pubblico che è qui con noi, selezionare e formare i manager. Quindi diciamo, suggerimenti da lei, da cosa cominciare e quali sono gli aspetti prioritari, visto che tanto sullo scenario globale ci siamo, no? Quindi non è che possiamo... Certamente. Beh, intanto io credo che la prima cosa per chi è responsabile di un'azienda, di un'attività economica, sia quella di capire se la controparte a cui si indirizza agisce in un regime di stabilità oppure in un regime di instabilità. Nel senso, si possono fare degli investimenti, si possono fare dei contratti anche di lungo periodo, oppure andiamo all'azzardo. E questo lo puoi capire unicamente conoscendo in profondità la storia, la geografia, la cultura di quel paese, senza pensare di avere una chiave universale. Io penso che uno degli insegnamenti meno produttivi, uso un eufemismo, che vengono normalmente impartiti nelle nostre università, appunto tendono a creare dei modelli, degli algoritmi universali, validi dal Giappone al Perù, dall'America alle Filippine. Non è così. Ogni paese, ogni cultura, addirittura ogni regione ha dei suoi codici specifici, funziona in un certo modo che ha delle analogie con altri modi, ma anche delle profonde differenze. Quindi conoscere in profondità la storia, le vicende di un paese, i suoi codici culturali, i suoi codici linguistici, che naturalmente non può essere richiesto a tutti i manager, ma i manager devono avere a disposizione queste informazioni dalle loro strutture. Ecco, sì. Questa capacità di differenziare e quindi di approfondire è una delle basi anche della nostra scuola. Questo naturalmente presuppone la capacità di confrontarsi costantemente con personalità, con esperti, con colleghi che provengono da altri paesi, sapendo che appunto si tratta di tradursi, di sapersi capire, e che questo non avviene spontaneamente in base a delle leggi universali, ma molto pragmaticamente e in base soprattutto a dei codici strutturati nella storia, a degli stereotipi, come dicevo prima, e quindi a un bagaglio che noi ci portiamo appresso in qualsiasi negoziato, in qualsiasi confronto, senza magari esserne nemmeno totalmente consapevoli, tanto ci sono naturali. Quindi c'è proprio un problema che nasce in qualche modo anche dalla formazione di partenza dei manager, da come funziona l'università e anche possiamo dire da come funzionano le business school, con tutto il rispetto del lavoro che fa. Se le business school si misurano su uno scenario internazionale e vedono il loro scopo nell'essere il più vicine possibili a quello che sono le business school americane, se sto semplificando, no? In questo senso, alla fine,
non riescono a coprire tutta quella formazione necessaria ai manager. Certamente, naturalmente vale anche viceversa un'analisi geopolitica che non tenga conto dei fattori economici, di business, finanziari, sarebbe un'analisi quello che ripeto è, credo sia fondamentale ed è la maggiore differenza, diciamo, tra il nostro approccio e quello che può darsi in una scuola di business. Non è tanto la tecnicalità quanto il ricorso a modelli che dovrebbero funzionare ovunque, rispetto invece al nostro approccio che è specifico, è collegato al territorio, collegato alla storia di quei territori e quindi varia. E quindi è più faticoso, mi rendo conto, perché se noi potessimo avere la chiave universale e applicarla ovunque, vivremmo tutti più comodi, più tranquilli e più sicuri. Purtroppo il mondo non funziona così e soprattutto il mondo con cui noi veniamo a contatto non funziona così, quindi loro ragionano in un modo molto più specifico. Tanto per essere chiari, quando i cinesi arrivano in Italia si presentano in un modo, quando arrivano in America o in Russia in modi diversi. Sempre cinesi sono. Senta, così siamo mancano due minuti, ma per concludere, ci chiedi un altro caso, oltre a quello della Cina, dove proprio anche per le situazioni già presenti di contatti, di mercato, l'Italia è presente e ci converrebbe fare attenzione a alcuni aspetti a cui non badiamo sufficientemente, sempre per questa carente attenzione alle culture, alla geopolitica. Diciamo che in questo momento il paese più importante per noi da un punto di vista economico è senza dubbio la Germania, semplicemente perché il nord d'Italia è parte della catena del valore tedesca, in un regime, sottolineo, di interdipendenza. Noi tendiamo a vedere questo rapporto come servizi italiani per industrie tedesche, punto. Certo, ma vale anche il contrario. Se i nostri freni non vengono più prodotti, la Volkswagen ha dei problemi. Quindi esiste una possibilità di scambio su un piano, non dico paritario, ma insomma non troppo lontano dalla parità, perché abbiamo entrambi bisogno degli altri. Questo fra l'altro ha dei riflessi geopolitici. Non credo che la Germania avrebbe avuto l'atteggiamento che ha avuto nella vicenda del Recovery Fund se non fosse stata così intrinseca al nostro sistema produttivo e naturalmente viceversa. Quindi credo che capirsi meglio con i tedeschi e soprattutto far capire ai tedeschi che l'Italia non finisce al Po e che se l'Italia a sud del Po va a gambe all'aria, come rischia di andare, è un problema molto serio anche per loro, ecco, già partire da questo sarebbe un modo utile per allargare ancora una cooperazione che per noi è assolutamente fondamentale, ma che è molto importante anche per i tedeschi. Non dimentichiamo che noi siamo un paese sistemico, cioè siamo un paese che ha le dimensioni sufficienti e necessarie a far saltare eventualmente con noi stessi l'intero sistema dell'Eurozona. Questo naturalmente è un fattore di condizionamento che in casi estremi può essere messo sul tavolo, ma raramente lo vedo fare. Bene, possiamo dire che è strategia questa, no? È una competenza strategica, è sapere fare strategie. Bene. Sì, insomma, pensare un po' più lungo di quanto normalmente facciamo.